dei Ghostbuster, gli acchiappafantasmi, Edoardo Soppacciaro, Fabio Cavalieri e Valerio Di Giorgio. Allora, tutti presenti? No, se non vi passo il microfono non riuscirete a parlare. E come va questo Romix e cosa fanno gli acchiappafantasmi qui a Romix? Il Romix sta andando molto bene, ci stiamo divertendo un sacco, una discreta sudata, devo dire, con le divise non è uno scherzo. E noi siamo qui insieme ai nostri amici di Ghostbusters Italia per promuovere, per far conoscere il film che abbiamo girato la scorsa estate tra Roma e Viterbo, ambientato a Roma, nell'universo narrativo dei Ghostbusters, ovviamente, e che si intitola Real Ghostbusters Tale, scritto da me, Valerio, e dal mio co-regista Cristian Calabretta, che salutiamo, è interpretato dal sottoscritto, da Fabio Cavalieri, da Marco Fumarola, Alessandro Budroni, Lidia Perrone, un sacco di splendidi attori e attrici professionisti che hanno prestato il loro volto e il loro talento a questa follia. Allora, visto che comunque c'è questo film, state facendo anche animazione, come si divertono da quella parte lì, in quello stand dove si acchiappano i fantasmi? Ma guarda, si divertono già solo vedendoci, devo dire, perché vedere questa mandria di pazzi in divisa da acchiappafantasmi fa già il suo effetto. Abbiamo diverse attività allo stand, per i più piccoli c'è il gioco del lancio della trappola, poi ci sono curiosità sui film, quindi anche i più grandi si possono fermare a parlare con noi, abbiamo un po' di memorabilia, abbiamo le repliche dell'attrezzatura, ovviamente gli zaini protonici, la trappola, abbiamo musica, quindi si balla, si ride, si scherza, divertimento per grandi e piccini, vengono si arrivengono. C'è una cosa bellissima che è quel quadro che avete lì a fianco, che è un'attrazione enorme, idea, ideazione, da dove nasce? Ma quello in realtà, da quello che so, è stato acquistato, perché è un gadget, è una decorazione di Halloween fondamentalmente, e ci sono di diversi tipi, quel quadro con la ragazza che si mostrifica è uno di quelli che riscuote più successo, però so che sono state fatte diverse versioni e quello non manchiamo mai di portarlo agli stand perché attira sempre un sacco e spaventa anche i bambini, devo dire, il che non guasta. Allora, voi invece posso chiedere anche un commento su Romix, questa bella manifestazione qui a Roma? Ma guarda, per noi Romix è un po' una casa, perché fin da quando il nostro progetto di Real Ghostbusters Tale ha iniziato a muovere i primi passi, abbiamo sempre avuto modo di fare delle bellissime presentazioni sul palco centrale qua di Romix e di avere un riscontro di pubblico quando ancora non ci conosceva quasi nessuno. Le prime manifestazioni di curiosità dal vivo e di seguito che abbiamo potuto riscuotere sono state proprio qui, quindi siamo molto legati, molto affezionati al Romix e alle numerosissime realtà che qui vengono a incontrarsi. Però adesso vorrei anche un commento dai tuoi compagni, perché è giusto, anche voi un commento su Romix, prego. Prego. Grazie Fabio, che mi hai tolto dall'imbarazzo, perché non sapevo se far commentare prima te. No, Romix, io ci vengo da tanti anni e da quando ci vengo come Ghostbusters il divertimento è aumentato, centuplicato potrei dire. Ma ora lascio la parola a Fabio Cavalieri, che sicuramente sarà più ficcante di me. Molto. Allora, io devo essere sincero, come esperienza noi di solito Romix ce l'avevamo di giovedì e di venerdì, perché comunque presentavamo le cose sul palco, e devo dire che quest'anno invece abbiamo osato il sabato e la domenica, e niente male, perché effettivamente comunque anche la grande quantità di gente ti dà però soddisfazione, perché soprattutto quando girano anche allo stand che chiedono le foto, mettono le divise da acchiappa fantasmi, è figo, figo. Prima di salutarvi, se avete un sito, una pagina Facebook, così vi seguono e ci teniamo in contatto. Assolutamente, tutto il materiale del nostro film Real Ghostbusters Tale lo potete trovare sia sulla pagina Facebook Real Ghostbusters Tale, per l'appunto, cercandola con chiocciola real.il.film, difficilissimo,
Abbiamo anche un canale YouTube, Real Ghostbusters Tale, dove pubblichiamo i video di backstage. Abbiamo pubblicato il primo trailer, c'è il video in cui spieghiamo un po' il progetto, come nasce l'idea e chi sono le persone coinvolte. E quindi i luoghi principali in cui trovarci sono la pagina Facebook e il canale YouTube, Real Ghostbusters Tale. Grazie mille e buon Romix!